Perché uno dei principi appunto di leggibilità importanti da seguire è che la pagina non dovrebbe contenere più di 1800 battute, spazi compresi. Cioè, non dovrebbe essere composta più di 30 righe per 60 caratteri per riga. Quindi vedete che noi dobbiamo innanzitutto buttare a mare tutta quella massa di documenti che sono scritti con interlinea 1, no? Pieni di testo, per non parlare poi delle slide, figurati, lì poi apriremo un discorso particolarmente interessante al prossimo incontro. Dunque, noi dobbiamo ragionare proprio sulla pagina. Come ragioniamo sulla pagina? Allora, guardate, sulla pagina si ragiona in questo modo. Abbiamo questo pulsantino. Ops, aspetta. Dov'è? Allora, dov'è che dall'iPad io sistemo la pagina? Non allora, da qua. Dunque, da qua. Impostazioni. Allora, vedete, qui ci sono i tre puntini. E che danno accesso a una serie di voci. Noi scendiamo fino a impostazioni. Impostazioni, modifica. Aspetta, dov'è finito? Allora, impostazioni, novità. Impostazioni, ecco, non è impostazioni. Non hanno mai cambiato questa voce che trae in inganno, perché ci sono due impostazioni, c'è cioè impostazione documento e poi c'è un'altra impostazione. Quindi scegliamo l'impostazione documento. L'impostazione documento, quindi che è verticale, ci presenta l'impostazione documento qui sotto più opzioni. Quindi ricordatevi i tre puntini, impostazione documento più opzioni. Qui noi manualmente addirittura possiamo regolare proprio graficamente come appare il documento sulla pagina, cioè lasciamo degli ampi margini, degli ampi spazi bianchi. Guardate qui intorno un ampio spazio bianco. È preferibile lasciare un ampio spazio bianco sulla sinistra. Stiamo parlando di documenti che si leggono elettronicamente. Altrimenti a stampa andrebbero lasciati alternati a sinistra e destra. Quindi sulla sinistra, poi scendiamo e lasciamo un bello spazio bianco in alto e un bello spazio bianco in basso. In questo modo, quando abbiamo finito, poi facciamo tap su fine, in questo modo la leggibilità del nostro documento migliora molto. Vedete dove inizia il capitolo? Inizia sotto. Proprio questo è tutto spazio bianco, questo è spazio bianco, anzi possiamo ancora aumentare lo spazio bianco sulla sinistra. Così. Adesso guardate che cosa faccio, faccio una cosa un po' curiosa, cioè devo riempire di testo questa pagina per poter capire quanti sono i caratteri. Quindi seleziono, copio, poi incollo, collo, 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 collo.
Ho ottenuto una pagina e qualcosa. Vediamo su questa pagina quanti caratteri abbiamo. Ci dice che ne abbiamo 1596. Facciamola così, così abbiamo la nostra pagina pulita. Siamo a 1485 caratteri. Facendo tap sull'indicazione che ci viene data sul numero dei caratteri 1485, noi possiamo vedere quanti sono i caratteri con spazi all'interno di questa pagina. Sono 1709, va bene, perché dobbiamo stare intorno ai 1800. Quindi questa è una pagina leggibile, che però rappresenta un nostro stile, perché i fonti, i colori, le scelte che abbiamo fatto ci appartengono a noi. Mi avete seguito fin qui? Abbastanza chiaro? Sì. A qualcuno ha alzato la mano, però io non vi vedo perché sono concentrato ovviamente Se inserite un'immagine all'interno, chiaramente i caratteri non saranno più 1800, saranno meno, non importa, c'è un'immagine. Anche l'immagine deve essere contenuta con un bello spazio intorno. Un bello grande spazio intorno. Ci siamo? Sì. Sì, perché adesso dobbiamo esportare questo documento come un nostro modello. È il modello sul quale noi lavoreremo. Cioè, tutte le volte che apriremo un documento di Pages, noi utilizzeremo questo modello. Poi condividerete i modelli, i documenti che avete creato e poi la volta prossima inizieremo col parlare di quello che avete fatto, in modo che vi possa dare ulteriori consigli prima di passare al contenuto della prossima lezione. Allora, come facciamo a creare un modello? Mi seguite? Cioè, come facciamo a trasformare questo documento in un modello che possiamo utilizzare o distribuire ai nostri studenti? Tramite il pulsante Esporta. È molto semplice. Lo esporto in tutti i formati che voglio, qui c'è scritto modello di Pages. Lo esporto come modello di Pages. Lui però che cosa fa? Mi offre due opportunità. Dovete prestare grande attenzione qui perché posso aggiungere questo documento ai miei modelli, che è la cosa che voglio fare, perché quando apro un documento di Pages, desidero che fra i vari modelli proposti ci siano quelli che ho creato io.